In diretta da casa Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, diamo il benvenuto a Sara Poditti. Ciao, benvenuta Sara. Sara in realtà è uno pseudonimo, perché quello che scrive Sara è un libro autobiografico, e anche se in prima persona c'è proprio Barbara che parla, che diciamo è la protagonista del nostro libro, ed è Barbara che racconta di sé, insomma, della sua vita e di tutto il suo percorso, perché è stato un vero calvario, insomma, una sofferenza interiore veramente molto forte. La nostra Sara per l'appunto non viene inquadrata perché ovviamente vogliamo preservare la privacy e il valore della vita, il coraggio di dire basta, per l'appunto di dire basta, perché è una vita di sofferenza, una vita nella quale la nostra Sara è stata proprio costretta a vivere un amore che chissà se fosse stata libera in realtà, anche mentalmente, da tanti preconcetti, chissà se l'avrebbe vissuto. È proprio questo il punto. Forse no, forse sì, forse si sarebbe insomma ravveduta prima, chi lo sa. Partiamo dal principio, quindi parliamo di Barbara, perché Barbara è la protagonista del nostro libro, ed è lei che parla, è lei insomma che racconta di sé e che si rivede guardando all'indietro, si rivede al passato, si rivede tutto quello che le è accaduto. Che cosa accade dal principio, quando era bambina? Da bambina sono stata praticamente mandata fuori, diciamo, dalla mia famiglia per poter permettere ai miei genitori di lavorare, quindi a casa della zia, lontano da casa. E lì mi sono adattata e per via di un gioco, a un certo punto, volevo questi cucchiaini di gelato belli colorati e mi hanno coinvolto invece sopra una soffitta cinque ragazzini e hanno fatto quello che hanno fatto su di me e io questo l'ho nascosto per tutta la vita. È rimasto un cancro dentro di me nascosto, proprio un qualcosa che comunque mi ha modificato il modo di essere, perché ho Certo. costruito la mia vita proprio attorno a questa cosa. A questa menzogna, perché poi Sì, tu hai dovuto perché mentire nel io tempo, tu non l'ho non hai detto a voluto accettare nessuno. questa cosa. Non l'ho detto a nessuno, non l'ho detto alla zia, non l'ho detto a nessuno. Però ho costruito la mia vita dietro a questa cosa, perché poi quando sono andata via dal posto, diciamo, da mia zia e sono tornata a casa, la mamma doveva lavorare, quindi sono andata in collegio. E anche lì poi a un certo punto è subentrata questa malattia che mi sono portata dietro fino all'adolescenza. Avevi proprio delle febbri Sì, molto alte dovute poi a dei reumatismi, insomma, erano avevo dei queste problemi abbastanza febbre gravi. reumatiche per cui mi gonfiavo, eccetera. E ti portavano a stare in ospedale anche tanto tempo, Sì, quindi sì, insomma anche sì. questo è stato, io penso, Il mio molto molto duro primo da affrontare. ricovero sono stata più di un anno in ospedale, poi di volta in volta, 3 mesi per volta, fino a 15-16 anni. E dopodiché, uscendo dall'ospedale, insomma, facevo queste diete drastiche tutta la vita che sono a dieta, è ricomparso il mio cugino. Che era lo stesso Che che in era. effetti, diciamo, era stato un po' forse anche l'artefice Sì. quando da bambina, insomma, ti accadde tutto quel che ti accadde in soffitta, perché era tuo cugino, quindi ovviamente immaginate una bambina di 6 anni si fida anche del proprio cuginetto e quindi sei lì che state giocando e Sì. certo poi una bimba di 6 anni, io penso un po' in generale tendi a fidarsi, giustamente, una bimba. Ok. L'ingenuità dei bambini, ecco. Dopodiché lì a un certo punto lui si è rifatto vivo perché cercava lavoro, quindi è venuto nella mia città e è ricomparso. E io non lo so, ancora adesso non riesco a spiegarmelo cosa è successo. Era come se continuasse questo filo che si era interrotto. Probabilmente anche perché all'epoca i miei non mi permettevano di uscire e quindi io ero come dentro a una campana e senza potermi confrontare con le altre ragazzine o
con la gente che è intorno a me. Si veniva anche un po' condizionati da questa morale, Sì, soprattutto di un tempo, per cui la donna cresceva anche, sai, con tante inibizioni, tante privazioni, pensando che ogni cosa che possa fare sia un peccato, come andare certo, al bar a sì. prendere un Per caffè. cui diciamo l'idea che ok, il primo doveva essere l'unico e qua non ci puoi andare se no sembri un poco di buono e tutte queste cose io le ho fatte come una credenza che mi Certo, portava a questa crescita. che ti ha condizionato. Sì, quindi al momento in cui mio cugino cominciava a riproporsi e lui mi prendeva, andavamo nell'angolo, faceva quello che doveva fare, tutto come prima. Era questo filo che continuava. Come se tu fossi stata E di io sua proprietà. ero, sì, e io ero, non lo so, direi ipnotizzata, perché non me lo spiego questo Sì, mentalmente eri condizionamento. proprio come ipnotizzata da questa persona, come se lui ti avesse talmente tanto condizionato, perché siccome forse ti aveva resa sua già da quando eri così piccola. Sì, io ho continuato il filo pensando appunto al discorso che il primo doveva essere l'unico Certo. e quindi c'è stato appunto il matrimonio, due figli e poi a un certo punto della vita stavo male e cercavo di far passare la sofferenza con queste gocce che mi prendevo. Mi ubriacavo, volevo farla finita. A un certo punto mi impasticcavo, sono finita un paio di volte in Depressione piuttosto ospedale. seria. E quindi andavo dallo psicologo, dicevo: ma no, ma non mi piace la casa, sono sempre triste, non riesco a trovare lavoro. E un In realtà giorno, bisognava scavare più a fondo. e quando mi diceva: ma tu come stai con tuo marito? Oh, no, no, no. Mio marito è un bravo uomo, io amo mio marito, figuriamoci, io non mettevo mai in discussione, non lo consideravo, non lo vedevo, non lo consideravo neanche un qualcosa che dovesse essere questa la causa. Però avevo sempre l'abitudine di scrivere il diario, io avevo una trentina di diari e c'è stata una volta importante dove proprio basta, volevo proprio chiudere lì, che è appunto l'inizio del racconto. E quando io poi invece mi sono svegliata, ho preso uno dei miei diari e l'ho portato al medico e gli ho detto: mi deve dire perché io voglio morire, perché cerco questa cosa. E lui dice, indipendentemente da quello che mi racconti, tu sei succube di tuo marito, ma non l'hai mai amato. E quello mi ha colpito perché io, figuriamoci, no, non l'avrei Non avresti mai neanche, messo in discussione. no, assolutamente. E allora ho preso e mi sono fatta un giro, non mi ero mai allontanata così tanto da casa. Sempre perché condizionata, poi da un marito anche molto geloso che condizionava Sì. ogni minimo E passo, lì ogni ho azione. riflettuto tanto e ho messo proprio, mi sono proprio fatta un esame di coscienza da pensare effettivamente se poteva essere lui. E quindi, su suggerimento appunto del medico, è venuto fuori questo racconto che in pratica è la cura, nel senso che mi aveva detto di scrivere qualsiasi cosa che io ricordassi fin dalla nascita, fino al momento in cui ero, che mi portasse disagio, qualsiasi cosa. E quindi ho tirato giù tutta una lista, tutta una cosa, un ragionamento di tutto ciò che mi potesse provocare disagio. E alla fine ho proprio disarmata, ho dovuto ammettere che in effetti era quel cancro lì che mi portavo dietro, che mi condizionava la vita e comunque tutte le persone che avevo incontro, che poi in effetti era semplicemente la mia famiglia, Famiglia. che
che ragionava in quel modo, per cui il primo doveva essere l'unico, che non doveva andare nei bar se non era una poco di buono, e non dovevo parlare con gli estranei e tutte queste cose qua. E comunque. E allora da lì ho detto basta, ho cominciato a informarmi e io sono ricresciuta con i libri. Come hai fatto a liberarti? Perché alla fine prendere una tale consapevolezza, acquisire una tale consapevolezza e riuscire a reagire, dire a quell'uomo che comunque condiziona la tua vita da quando sei bambina, dire basta, non voglio più stare con te, io me ne vado. Nel senso Cioè, che è nell'ultimo difficile. periodo probabilmente davo dei cenni proprio di sfiancamento, proprio non ce la facevo più a reggere il tipo di vita che si era creato, per cui lui esisteva solo il sesso e basta. Se c'era il sesso andava tutto avanti, altrimenti Sesso poi che quasi non era neppure insomma consensuale da entrambe le parti, perché era anche assolutamente. proprio No, era una condizione, non era. E quindi a un certo punto io dicevo, guarda, basta, non ce la faccio più al fatto anche di. Perché non era. Ecco, per questo è una violenza psicologica anche. Perché lui non è che dicesse, no, tu devi far così o colà, no. Era un cioè, quando io non facevo quello che voleva lui, no? Era un interrogatorio, perché allora lui non mi parlava e allora ero io che dicevo cosa ti ho fatto e diventava lui una violenza niente. psicologica. Allora ti ho fatto questo? No. Ti ho fatto quell'altro? No. Cioè era cioè, uno sfiancamento, io stavo Sì. delle ore per potermi poi colpevolizzare perché lui alla fine era. Vabbè, il solito discorso. E quindi a un certo punto basta, proprio io ero stanca, stanca. Quindi quando c'è stato quell'ultimo impatto dove io mi sono presa tutta la boccettina del calmante, eccetera, a un certo punto quando è tornata a casa ho detto guarda, basta, dobbiamo finire. Cioè io non ce la faccio più, piuttosto sola, fai quello che vuoi. E abbiamo tentato di andare insieme come terapia di coppia, lui si è infuriato, ha cominciato a spaccare, io i miei fatti non li dico a nessuno, Eh sei beh, una direi, insomma, aveva parecchie stupida, cose da nascondere. non ti ho fatto niente, eccetera. E quindi, vabbè. Quindi ho preso la decisione e basta, quindi lì si è chiuso, è stata una rinascita un po' difficoltosa perché poi lo racconterò in un secondo volume. Questo È è già proprio scritto, è già il in cantiere il sintesi, secondo. diciamo, di quello che è nato, da dove è nato. Poi la mia rinascita è stata faticosa perché all'inizio è stata faticosa, nel senso che sono rimasta senza Immagino. lavoro, da sola con due bambini, è stata faticosa, però sono riemersa bene, sono orgogliosa di me stessa perché sono riuscita bene, adesso sto bene. Questa è la cura, è stata la cura per te, ma vuole in qualche Sì. modo essere una cura anche per chi lo legge, perché ci sono tante persone che si Sì. possono ritrovare in questo libro, Certo. tante donne che vivono questa esperienza e che soprattutto magari hanno vissuto anche l'esperienza che tu hai vissuto da bambina. Ci Sì. sono purtroppo tanti, tantissimi, troppi casi di questo tipo che Sì. rimangono sommersi perché si ha paura di dire, perché ci si sente quasi in colpa, ma la colpa non è Sì, no, assolutamente di chi la vive, ma del assolutamente, carnefice. E anzi. quindi è bene riuscire a reagire e a Certo. prendere coraggio e a prendere insomma Certo. coscienza di questo Sì. e Non è ribellarsi. facile, non è facile. Io sono dovuta arrivare proprio a toccare il fondo. Però quello che voglio consigliare è questo, è che fare la cura, cioè mettersi a nudo proprio di qualsiasi disagio che inconsapevolmente si ha e quindi affrontarlo quel disagio che non è facile, anche solo parlarne, però è bene che si prenda consapevolezza di quello che si ha. Poi uno decide anche di
accettare o meno la propria vita così com'è. Certo. Però è bello sapere che da quel disagio si può rinascere. Grazie Sara Poditti per averci raccontato la tua storia e soprattutto per avercela narrata qui, con il valore della vita, il coraggio di dire basta. Grazie. Grazie.